Domani ne cercherò le forme su quel lembo di pelle prima di adagiarla ancora, nel sospiro che scuote, le dita nel fremito costante di immaginar colmo seppur silente, aspettando riprenda vita nel palpito di almeno un attimo dell'incertezza vibrata all'infinito, dove riponeva lo sguardo fin fosse già sera. Quello che avete ascoltato è una poesia nel mio ultimo libro, edito nel 2015, da lì in poi non ho più editato nessun libro, è il viaggio di un'emozione. Ed oggi parleremo di emozioni, quando si parla di emozioni si parla sicuramente di amore. Amare è sempre quella cosa un po' complicata, lo era ai nostri giorni, oramai io ho 50 anni e lo è ancora di più oggi, forse l'avvento dei social ha un po' modificato il modo di approccio e di instaurare un amore, però quello che poi rimane è che è una cosa che va sempre contro ogni regola, ogni logica, può essere paradisiaca o infernale, veritiera o fantastica, bisogna vedere qual è il mix necessario per far sì che poi scocchi una scintilla. Però quello che poi rimane è che nella sua essenza è quella cosa che guida sempre la vita di ogni giorno, la nostra vita. È quello che poi mantiene stretto il parallelo tra quanto ci può circondare in natura e l'essere umano. In parole povere, è quella cosa che ci spinge sempre di più ad andare avanti. Come dicevamo, i social in una certa maniera ci hanno aiutato per gli approcci, però sicuramente ci hanno un po' allontanato dal contatto fisico che deve continuare ad esserci. Invece al giorno d'oggi forse si pensa più a un messaggio mandato sul social, sulle le piattaforme, quelle dei messaggi, rispetto a quanto potrebbe essere magari un approccio vero lungo una strada o lungo una piazza. E di quello che poi è l'amore ai tempi del social lo leggerete nelle quattro rime che avrete a breve, sicuramente l'essenza è sempre quello che amare, è sempre una dedica, un sospiro, un desiderio su cui andare a appoggiare poi l'attimo successivo. I sogni respirano lassù, ai piedi dello sguardo, con il cuore oltre l'orizzonte, poggiati sulla luna, portano sempre all'indomani. Un attimo su quella pelle, per poi rivestirla d'attenzioni, ogni giorno, fino a perdere la cognizione del tempo. Vivimi, nei gesti di quei momenti, sposta solo un granello di quel tempo, passata a cercare l'ennesimo sospiro. Erano ancora lassù, come onde pronte a ritrovare la riva. Uno ad uno, quei desideri mai confessati erano stati l'unica carezza, emozioni su di una tela ancora da dipingere nel buio del destino di domani. Amare è quella cosa fantastica che non ha età, non ha razza né sesso, è quella cosa che immaginiamo, quella cosa che viviamo sulla nostra pelle. Amare è quel qualcosa che ci accomuna la vita e che ci porta mano a mano ad andare avanti. Senza l'amore la vita sarebbe veramente piatta. Alla prossima. Ogni volta è come se mi sfiorasse un fulmine. Ti vedo lì con la tua andatura a spostare anche le foglie in terra. Quanto sei bella. Dire che mi manchi sarebbe come voler spostare la luna ogni sera ai desideri espressi. Non so come e perché avviene. Io ti vedo proiettata in qualunque cosa e mi circonda mentre passi in quel luogo. La vita, quanto ci ha portato poi ad allontanarci, è stata la verità che non osavamo raccontarci. Quei silenzi di ora erano le grida aggrappate della pelle di allora. Io le ho ancora dentro come uno spirito a gestire il tempo. Pensami, almeno potrò riviverle.